Quindi buongiorno a tutti, questo sarà un brevissimo video che segue una serie di video che ho cominciato l'altro anno sulla depilazione laser e sarà un video conclusivo, nel senso che ormai è passato, non dico un anno, però buoni 6 mesi, più di 6 mesi da quando ho finito il trattamento e quindi ho deciso di farvi un update per spiegarvi com'è andata. Infatti nei video precedenti, che sono due mi pare, vi parlavo appunto di questa tecnica, dove farla, perché farla, quindi magari qua nell'info box vi rimando a quei video se ve li siete persi, in cui spiego appunto che cos'è la depilazione laser e tutto il corollario. Sono dei video più informativi. Questo invece è un video conclusivo in cui vi spiego com'è finita questa esperienza. E sarò breve, nel senso che sono soddisfattissima di averlo fatto. E devo dire che le ultime sedute sono state, nonostante fossero tanti mesi che lo facevo, dure e comunque ho sofferto. Io sono una persona molto sensibile di pelle, quindi contate che la mia soglia del dolore è bassa. Però le cose che magari vi avevo detto nei primi due video, che non faceva male, che non era nulla e che sentivate un pizzicore, non è stato proprio così. Nelle ultime sedute l'ho sentita di più, ho sofferto, però comunque dura quel minuto, 2 minuti e quindi è una sofferenza tollerabile per il risultato che si ha. Io ho dovuto fare nel complesso 10 sedute e ovviamente il numero di sedute che dovete fare dipende dalla resistenza, tra virgolette, dei vostri peli. Non tutti hanno lo stesso tipo di pelo, lo stesso tipo di reazione alla macchina. E quindi nel complesso ho dovuto fare 10 sedute, che non sono poche, però può darsi che voi ne dobbiate fare meno, ne dobbiate fare di più. E ho fatto una cavolata una volta, cioè tutta quella premessa che vi avevo detto che è molto importante seguire i tempi tra una seduta e l'altra per avere un risultato soddisfacente, cioè non era una cavolata, però l'altro anno sono stata via 2 mesi d'estate, per questioni lavorative e quindi praticamente una seduta la saltai. E questa mi ha fatto praticamente giocare un po' tutto il trattamento, nel senso che la volta successiva mi hanno dovuto applicare una potenza maggiore per recuperare il fatto che appunto avessi saltato una seduta. Quindi il mio consiglio è sempre questo: non saltate le sedute e seguite comunque dei professionisti, esperti che vi sanno dare delle indicazioni sulla tempistica e non fate come volete voi dall'oggi al domani, saltate sedute e cose del genere, se no è inutile che fate i trattamenti, fate l'errore mio. Che cioè, ovviamente non era un errore, cioè era dovuto a questioni logistiche, però il mio consiglio è appunto quello di seguire la cosa molto seriamente, anche perché state spendendo soldi e quindi volete, penso che il trattamento funzioni bene. E comunque diciamo nel complesso appunto queste 10 sedute che ho fatto io appunto per l'inguine mi hanno portato a un risultato molto molto soddisfacente. Adesso sono passati, praticamente io circa a settembre ho finito, ho fatto l'ultima seduta, da allora niente più, sono ricresciuti pochissimi peli. E diciamo quei peli sono singoli praticamente sparpagliati qua e là, quindi posso prendere la pinzetta e levarli con la pinzetta e di solito faccio così. Se poi proprio vado di fretta magari ci passo il rasoio, ma ormai non cambia nulla perché è come se fossero veramente sfibrati, ne escono proprio pochi, insomma questo è il risultato che ho. Non è come un risultato da una ceretta, cioè comunque in alcune parti sono ricresciuti, probabilmente le parti in cui non so, avevo dei peli più resistenti, cioè sono ricresciuti, però comunque è un risultato eccezionale, nel senso che l'inguine d'estate lo sapete, poi io col rasoio eccetera, mi uscivano bolle, cose, invece adesso è assurda, cioè praticamente non ho quasi nulla e vi dico, io avevo dei peli grossi, neri, quindi nonostante io sia bionda, vedete il colore delle sopracciglia. E quindi assolutamente è una cosa che vi consiglio di fare, soprattutto se ci state riflettendo su, secondo me è un buon investimento perché alla fine non dovete più spendere in cerette, cose, estetiste, fate quello una volta e via. Ora dovrò fare tra poco una seduta di mantenimento e in pratica mi hanno detto che circa ogni 6 mesi, barra un anno, devo andare a farmi rivedere appunto dall'estetista che mi consiglia se fare o no un'altra seduta, quindi stiamo parlando comunque di una, due sedute all'anno di mantenimento, praticamente niente. E quindi questo è appunto l'update. In generale vi consiglio questo trattamento. Vi consiglio, come vi ho detto già nei video precedenti, di farli in posti seri e di informarvi bene su dove andarla a fare, però vi dico è la svolta della vita. È la svolta della vita perché comunque vi dimenticate allegramente i vostri peli e quindi dovete soffrire lì per lì, però ciao poi, ed è bellissimo. E niente, quindi questo è l'update molto sintetico, però vi dico che nel complesso appunto sono molto soddisfatta e contenta di aver fatto questo trattamento. Non sto pensando di farlo per ora da altre parti perché da altre parti mi piacerebbe farlo alle gambe, se devo dire la verità, perché le gambe sono proprio una palla. Però ancora appunto ci sto riflettendo, non lo so.
E niente, quindi se avete altre domande, cose che non mi sono venute in mente in questo momento, scrivetele qua sotto e cercherò di rispondervi. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.